San Cono, città del fico d'India. Mi trovo a San Cono. Oggi c'è il mercato e iniziamo questo video da qui. Questa è la chiesa dello Spirito Santo, chiesa di San Cono. Questo è San Cono Abate. Qui c'è una piccola riproduzione. Invece questa è quella vera, che si usa per la festa di San Cono. Il santo viene posizionato qua e viene portato per tutto il paese. Qui, ad esempio, abbiamo una vecchia foto. Il signore che sta qui prende le offerte dei passanti. Adesso saliamo le scale per vedere il santo. In questa camera notiamo l'effigie di San Cono e qui c'è la statua. Uno dei miei motivi per cui sono venuto in Sicilia è per vedere San Cono. Ogni anno, per 2 volte a maggio, questa statua viene caricata nel baldacchino e viene trasportata per tutto il paese. Qui abbiamo la figura di San Cono. Qui abbiamo una riproduzione di San Cono, invece qui abbiamo San Michele. Per me, che sono nato in questo posto, rivedere San Cono è molto emozionante. Al bar si può prendere la classica granita siciliana con la brioche. Un'arancina San Cono. Il pane dei fornai di San Cono è molto buono. Questo riuscirei a mangiarlo per intero, senza niente, di quanto è buono. Come abbiamo detto, San Cono è il paese del fico d'India. Questo è il classico taglio che si usa per tagliare il fico d'India. Ne esistono di 3 tipologie: bianco, arancione e rosso. I fichi d'India di San Cono sono da provare. Se volete del gelato artigianale, basta andare da Zio Cono. Questa è la piazza del municipio. Qui abbiamo un monumento dei caduti in guerra e là c'è il comune. All'entrata di San Cono si può trovare un bellissimo dipinto. Si può trovare anche una statua di Padre Pio. Sono con le suore di San Cono. Sì. Le mie vecchie suore. Ah, sono Emilia e sono Fiorella. Fiorella, tanto piacere ci ha fatto. Ti saluto Salutare a tanto, mamma e tanto papà, pace. tutti voi, va bene? Bene, bene. E buone vacanze. Grazie. Bene. E queste erano le mie vecchie suore. Qui c'è l'asilo. Invece, da questa parte ci sono le scuole medie ed elementari. C'è il Monte Formaggio. Questa è la villa di San Cono, un ritrovo per giovani. San Cono è tutto salite e discese. Adesso vi faccio vedere una bellissima cosa. In questa porta era raffigurato San Francesco. Come dicevo, San Cono è pieno di salite e discese. Ogni volta che andavo a scuola prendevo questa strada. E come potete vedere, qui c'è un tombino. E ogni volta che ci andavo facevo in questo modo. Conosco un metodo per riconoscere i sanconesi. Nelle macchine c'è questa figurina. Qui c'è la vecchia fontana con un bel paesaggio e lì c'è il campo da calcio. Queste sono le scale per salire nella chiesa del Crocifisso. E questa è la chiesa del Crocifisso, San Cono visto dall'alto. Qui c'è la fantastica chiesa di Menza Chiazza.
a maggio per la festa di San Cono, il santo esce da qui ed incomincia ad andare in tutto il paese e prende anche per le scalinate come questa. Vediamo se ho qualcosa nel repertorio. Viva di San Cono! Questo è San Cono, il mio paese natale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!